Un morbido panino appena sfornato, una fragrante treccia di pane casereccio o un trancio di gustosa focaccia barese, tutti prodotti in grado di far venire l'acquolina in bocca a chiunque, ma come nascono? Lo hanno scoperto i ragazzi della 23esima edizione del torneo di mini basket in piazza, impegnati nella tappa bitontina della kermesse, che in attesa di cimentarsi con il campo hanno visitato i laboratori del panificio I Sapori della Murgia di Bitonto, sguardi attenti e affascinati per seguire passo dopo passo la magia della la trasformazione della farina in pane. A svelare i piccoli cestisti tutti i segreti della panificazione gli esperti dello staff dell'azienda del gruppo Carelli, che hanno guidato i ragazzi tra farine, impasti, modalità di cottura e confezionamento dei prodotti. Il torneo, riservato ai giovani di 9, 10 e 11 anni, organizzato a Bitonto dall'associazione sportiva dilettantistica Sporting Club, vedrà coinvolte 54 squadre provenienti anche da Montenegro, Estonia, Libano, Argentina, Albania, Nigeria e Bosnia, che si sfideranno sui campi di Puglia e Basilicata fino alla finale in programma a Matera. A Bitonto, oltre ai gialloverdi dello Sporting, saranno protagonisti anche i giovani cestisti del centro mini basket Corato, della Nike Terlizzi e del Lanzio Basket Club di Roma.